qualche parola di saluto e di ringraziamento al professor Iotti, che è stato un protagonista della prima ondata dal San Matteo e con il quale poi ho avuto occasione di contatti frequenti quando si è trattato di, diciamo, di realizzare quella donazione che il Collegio ha fatto a San Matteo proprio in quell'ambito. Come molti di voi sapranno, abbiamo acquistato un simulatore polmonare di, credo, di ultima generazione che purtroppo sarà utile anche ancora adesso. Professor Iotti, a me risulta non solo ovviamente estremamente, come dire, competente da un punto di vista scientifico, ma da testimonianze anche di antica data, proprio di anni, mi risulta anche essere stato sempre, come dire, un medico curante davvero, ecco, vicino ai pazienti, che nel suo caso sono spesso pazienti in condizioni davvero molto, molto gravi. E pertanto ci è sembrato, nel momento di programmare queste attività del collegio, sia pure a distanza, di chiedergli se gentilmente poteva parlare della sua esperienza. Lo ringrazio, ringrazio tutti i partecipanti e mi spengo solo, diciamo, da un punto di vista telematico per il momento, per sentire, le sue parole. Grazie a tutti. Grazie. Grazie Andrea, per le belle parole nei miei confronti. Io vi ringrazio per l'invito, ben volentieri, ho aderito alla richiesta del rettore di condividere quella che è stata la mia esperienza nella prima ondata. Come animatore, cioè ben volentieri lo condivido con voi, con gli alunni del collegio, perché li sento molto vicini, come vi ho sentiti molto vicini nei momenti peggiori. Ecco, come ha ricordato il rettore, i fondi che avete raccolto sono serviti per acquistare un simulatore polmonare, poi eventualmente ne parleremo, ma sono serviti anche per acquistare dispositivi di protezione, per proteggere, che erano difficili da trovare anche in quel momento, quindi per proteggere medici e gli infermieri impegnati nella cura degli ammalati più gravi. Ora, per guidare un po' il discorso, ho preparato una piccola presentazione. Marta, mi si sente bene? Mi dai conferma? Ok, Benissimo, benissimo. quindi vado avanti così. Grazie. Certo. Grazie. La conferma, condivido ora il mio schermo. Riduciamo questo. Ed ecco, dunque, riflessioni con un rianimatore. Quando abbiamo parlato con il professor Belvedere del titolo, ecco, ho proposto questo riflessioni con un rianimatore perché mi piacerebbe che non fossero solo di un rianimatore, ma che anche poi ne discutessimo insieme. Parto con la domanda: chi è il rianimatore? Allora, nei casi estremi è il rianimatore veramente, cioè quello che prova a riacchiappare l'anima
dell'ammalato, l'anima che sta scappando, che sta sfuggendo. E questa chiaramente è la sfida estrema ed è l'aspetto più affascinante del nostro lavoro. Reanimatore è una definizione molto italiana, anche in francese, reanimateur, ma in molte altre lingue non è così espressiva. Si parla piuttosto oggi di intensivist, anche in italiano sta prendendo, si dice, parla di quindi sa un po' di tutte varie specialità, in pratica però aspetti più grave. È un medico delle omeostasi, quindi un medico che si occupa di fisiologia impazzita, di riportare alla norma, il tentativo di riportare alla norma la fisiologia impazzita. Dispone di risorse umane e strumentali notevoli. Ecco, ci piacciono molto gli organi artificiali, estremamente utili per superare l'impasse per settimane o periodi oggi anche più prolungati in attesa del recupero dell'organo nativo. Cosa interessante è che così facendo, ecco, con questi strumenti tipici della terapia intensiva e di rianimatore, si può avere successo anche in assenza di terapie specifiche. Quindi, per esempio, nella cura di virus per i quali non esistono ancora le vere terapie. E questa è una grossa arma della terapia intensiva, cioè tenere in vita il paziente in attesa del recupero spontaneo, dell'azione della vis natrix naturae. Ora, ho riflettuto sull'essenza del lavoro del rianimatore recentemente in occasione della presentazione del libro In scienza e coscienza di Annalisa Malar. Annalisa è una rianimatrice della nostra scuola di Pavia ed è alunna del collegio nuovo. E Annalisa è il medico che ha identificato il paziente 1 in Europa, cioè a Codogno, il paziente 1 in Europa della pandemia di Covid. Ha scritto questo libro, nella prefazione ha scritto affinché non accada mai più. In realtà quello che stiamo vedendo è che sta accadendo esattamente di nuovo, purtroppo. E Annalisa in questo libro, quando descrive il suo rapporto con il paziente 1 che sta peggiorando e che deve addormentare, deve sedare, deve intubare per passare ventilazione meccanica, racconta come l'ammalato fosse fosse veramente terrorizzato. Un giovane che sente che sta veramente rischiando di morire. E Annalisa dice, le ultime parole che gli dice prima di addormentarlo è: ti prometto che non morirai. Allora questa, ti prometto che non morirai, è un po' sempre la scommessa del rianimatore quando inizia a trattare un paziente. Quindi è veramente l'essenza del lavoro del rianimatore. Purtroppo non sempre ci riusciamo, però la nostra tensione è quella a fare che il paziente non muoia, ma di più, anche che recuperi bene. Cosa ci piace usare? Tanto ossigeno nell'insufficienza respiratoria. L'ossigeno sembra una cosa che si è sempre usata in medicina, questa è la prima pubblicazione di uso medico dell'ossigeno, 1917, quindi poco più di un secolo fa, Sir Haldane.
e poi le macchine. Un gommone d'acciaio nato tra le due guerre non si usa più ed è stato sostituito dai ventilatori meccanici a pressione positiva. Anche questa è un'invenzione molto recente. L'artefice di questo approccio è un anestesista danese, Bjørn Ibsen, che è considerato veramente il padre della ventilazione meccanica moderna in terapia intensiva. E in occasione di una delle ultime epidemie di poliomielite nel nord Europa, ha applicato la ventilazione a pressione positiva senza macchine, usando squadre di volontari, soprattutto studenti di medicina. Qui ne vedete uno in azione che sta pallonando a mano. Dico squadre perché la fase di necessità di ventilazione nella poliomielite acuta era di 2 o 3 settimane, quindi bisognava veramente organizzare dei turni per i singoli pazienti. Per poco, però, perché pochi anni dopo un infettivologo svedese inventa, costruisce il primo ventilatore meccanico, dottor Engström, che realizza il ventilatore di Engström. Quindi così nasce la nostra terapia intensiva respiratoria moderna, un tubo tracheale, ventilatore meccanico, naturalmente non sono più come molto più performanti, molto più piccoli, molto più belli del ventilatore di Engström. Questo viene fatto in un reparto dell'ospedale dedicato, che è il reparto di rianimazione o di terapia intensiva, e le rianimazioni e le terapie intensive lavorano in rete tra gli ospedali. Quindi questa è un po' la struttura di sistema per il trattamento dell'insufficienza respiratorio grave. La rete, reparto, tubo, ventilatore meccanico. Non sempre il processo che ha attivato Ibsen negli anni 50 ha funzionato, no? In molti casi questo non funzionava, gli ammalati morivano ugualmente di insufficienza respiratoria grave, anche se collegati al ventilatore meccanico. Negli anni 60 si può dire che gli insuccessi sono stati raggruppati in una sindrome che raggruppava appunto i casi in cui il ventilatore di Engström, tipo quello di Engström, e l'ossigeno non bastavano. E questa è la RDS, l'Acute Respiratory Distress Syndrome degli adulti. RDS dagli anni del 60 è una delle più grandi sfide per i rianimatori e ci interessa molto perché le polmoniti gravi sono delle RDS e perché la polmonite da Covid è una RDS. Per capire un attimo di che cosa stiamo parlando, a sinistra vedete un polmone normale, nero. Polmoni sono neri, l'aria è trasparente ai raggi X, quindi l'immagine viene nera. A destra un RDS, il polmone è bianco. Bianco perché è non aria, perché ha aerazione. Questa è la RDS. Che cosa siamo capaci di fare? Abbiamo imparato a fare nell'RDS. Abbiamo imparato a usare i ventilatori meccanici in un modo un po' speciale, diciamo con delle pressioni positive continue, perché il polmone bianco trattato adeguatamente con le pressioni può diventare nero, quindi può prendere aria, può riaerarsi. Non è guarito, è lo stesso di prima, ma questo consente di traghettare molti pazienti dalla loro fase più acuta verso la guarigione con il ventilatore meccanico. Non necessariamente ci vuole un tubo tracheale per fare questo, per applicare la pressione positiva. Può bastare anche un casco, per esempio, quindi una scatola attorno alla testa in cui viene applicata la pressione positiva. Molto di caschi si è parlato per il trattamento della polmonite insufficienza respiratoria della polmonite da Covid. In alcuni casi però la pressione positiva non riesce a riaerare i polmoni. Molti di questi casi sono stati visti nel 2009 nell'epidemia di influenza suina, famosa H1N1,
qui vedete dei polmoni perfettamente bianchi, quindi totalmente non funzionanti. In questo caso i colleghi australiani e neozelandesi ci hanno insegnato che si poteva utilmente utilizzare l'ECMO. Cos'è l'ECMO? L'ECMO è una tecnica molto italiana, molto milanese, che è rimasta sotto traccia per decenni ed è veramente esplosa dal 2009 con l'esperienza della K1N1. Questo è lo schema di un ECMO, si tratta di usare una pompa che risucchia sangue venoso, lo fa passare attraverso un polmone artificiale, cioè un ossigenatore, e lo ributta nel corpo, quindi fa arrivare i polmoni del sangue che è già stato respirato, arricchito di ossigeno, liberato dall'anidride carbonica. E noi dal 2009 a San Matteo siamo stati molto attivi in terapia con l'ECMO. Abbiamo effettuato missioni in varie parti dell'Italia, qui vedete un ECMO, una barella con tutta l'attrezzatura del caso, compresa una pompa ECMO, questo è l'ossigenatore, e qui eravamo in rientro in aereo da Chieti. Queste sono le missioni che sono state fatte da Pavia nei primi 2 anni dopo la pandemia di H1N1. Covid-19. Annalisa Malara ha fatto la diagnosi del caso 1 20 febbraio di quest'anno e noi siamo stati coinvolti a Pavia nel 21 febbraio, già il 21 febbraio, perché il paziente 1 andava molto molto male. Poteva avere bisogno di un'assistenza con ECMO e per cui ci è stato richiesto di farcene carico. Allora, mentre si preparava a San Matteo quello che è stato la prima terapia intensiva dedicata a Covid, quindi ci è stato richiesto di farlo prima degli altri, siamo partiti prima di tutti gli altri, una terapia intensiva dedicata, quindi strutturata per la protezione del personale. Ecco, mentre questo veniva realizzato, io mi sono occupato di recuperare paziente 1 da Codogno e così è partita la storia, o meglio, credevamo che fosse partita la storia, quindi abbiamo preparato un reparto di 5 letti per il paziente 1 più un altro paziente che era già a San Matteo, e adesso vedete quello che è successo nei successivi 40 giorni. Salita da 5 letti a 67 letti, che San Matteo non aveva. San Matteo partiva da 32 letti di terapia intensiva, quindi conversione progressiva di quasi tutti i letti di terapia intensiva esistenti e creazione di nuovi posti letto. Questo ha significato uno sforzo enorme, ha significato praticamente fermare il grosso delle attività normali dell'ospedale, reindirizzare su pronto soccorso, malattie infettive e terapie intensive il grosso del personale sanitario inviato di supporto e praticamente tutto il personale del San Matteo. Qui siamo, vedete, alla fine di marzo. Ecco, siamo al massimo, che è anche il massimo delle capacità del San Matteo. Di più non si sarebbe potuto fare. Fortunatamente la fine di marzo è coincisa anche con il massimo della richiesta. Si è arrivata al picco in Lombardia, anzi direi a un plateau, perché su questi livelli si è rimasti per tutto aprile, per poi scendere soltanto a maggio. Quindi la prima riflessione importante è quella sulle capacità dei reparti intensivi, ma lo stesso discorso si può fare per quelli meno intensivi, per il pronto soccorso, per la medicina a domicilio. Naturalmente il discorso sui reparti intensivi
è importante nel senso che se fallisce il reparto intensivo aumenta la mortalità, ovviamente. Quindi l'aumento della capacità effettivamente realizzabile ha un tetto, è una questione di spazi, di attrezzature e di risorse umane. E ho aggiunto anche di risorse umane capaci, perché il trattamento intensivo della polmonite grave da Covid non è per niente semplice. E quindi è essenziale contenere la richiesta, cioè rimanere in bilancio tra quella che è e sarà la richiesta di sanità e quella che è la possibilità di risposta del sistema sanitario. Cioè l'Italia ha un sistema sanitario forte, Lombardia ha un sistema sanitario forte, no, ha un tetto questo. E quindi è importante che i contagi siano il meno possibile, perché i casi gravi sono semplicemente una percentuale con cui meno contagi significa anche meno casi gravi. Ed eccoci alla seconda ondata. Ecco, quando abbiamo programmato questa conferenza, questo incontro, non sapevamo non avevamo ancora ben presente a che livelli si sarebbe rapidamente tornati. Ora sappiamo che la malattia è la stessa della prima ondata. Per la medicina, per noi medici, la malattia è un po' meno nuova. Abbiamo acquisito un certo numero di conoscenze, però è sempre una malattia molto nuova che non ha tutta una cura specifica. Teoricamente siamo più preparati, il sistema è più preparato, ma puntini puntini, cioè siamo più preparati fino a un certo punto. Quindi non dobbiamo semplicemente basarci su quella che potrà essere la risposta del sistema sanitario, ma tutti devono fare una parte per proteggersi, perché proteggersi vuol dire proteggere gli altri, vuol dire ridurre il contagio, vuol dire cercare di rimanere in bilancio tra richiesta di sanità, offerta di sanità e richiesta di sanità. Questo è ho trovato in rete oggi, pubblicazione del 2 novembre, coronavirus vicini a Zaia solo con l'FFP2. Quindi il presidente, il governatore del Veneto, si fa avvicinare solo da uomini molto mascherati, e la FFP2 effettivamente anch'io la porto in mente, la FFP2 funziona meglio della mascherina chirurgica, che a sua volta funziona meglio delle mascherine di stoffa. Quindi su questo è una cosa su cui dobbiamo riflettere. I contagiati che ci circondano ci stanno circondando e stanno aumentando, e quindi dobbiamo proteggerci molto bene. C'è tutta una serie di cose sulle quali dobbiamo riflettere: distanziamento, la reazione dei locali, non usare gli ascensori se non indispensabile, i mezzi pubblici ma anche quelli privati, mentre a se passi in macchina non è in 2 metri cubi d'aria, non è il massimo, anzi espone molto alla possibilità di contagio. Quindi oltre a queste cose su cui quindi io vi raccomando attenzione, di quella a cui comunemente i media ma anche le indicazioni comuni ci hanno raccomandato, quindi la mascherina non è vero che va bene tutto, come non è vero che non serve a niente. Addirittura c'è stato un momento in cui si diceva che non serviva. Zaia non è d'accordo, sicuramente non è d'accordo a quanto pare, ma anche noi non siamo per niente d'accordo. Allora, se uno si dovesse ammalare, va bene, deve
rivolgersi alla sanità, ma cioè come fa a capire se ha la polmonite? Un bel mezzo è questo. Questo è uno strumentino che hanno inventato i giapponesi negli anni Ottanta e che in pochi anni, in una decina d'anni, è diventato uno strumento fondamentale di monitoraggio negli ospedali. È il saturimetro, è uno strumentino oggi che costa poche decine di euro e che ci dice quanto ossigeno c'è nell'emoglobina del sangue. Emoglobina satura al 95% o più del 95% è buono, vuol dire che abbiamo i polmoni normali. Ecco, se vediamo già per esempio 91, probabilmente vuol dire che c'è qualcosa che non va a livello e questo ci può prima di rispondere, quindi di accorgersi di professore, non so se sono io, ma non la sentiamo più bene. Corso che viene. L'abbiamo persa un pochino. Ah, così mi sentite? Mi sa che è l'annessione. C'è un po' di rimbombo, provi a parlare. L'immagine è bloccata. Ok, perfetto. Mi sono detto tutto. Sì, effettivamente abbiamo fantasticamente. Ok, andiamo sulle domande. Ok, adesso la sentiamo. Ok, va bene. Allora, con questo concludo queste raccomandazioni, concludo la mia presentazione. Sono disponibile con domande che Marta Cassano può aver raccolto in chat o anche direttamente. Grazie. Mentre le persone magari riflettono sul fare qualche domanda, le faccio una prima domanda io, che cioè se può ripetere brevemente quello che ha detto sul saturimetro, perché lì l'abbiamo un pochino persa e forse può essere utile un... Aspetta Marta, perché non riesco a ritrovare il zoom, condivisione schermo in pausa. Vediamo. Ok, ci sono. Ho ripreso il... Ok, allora, vedete Marta? Provi a parlare, ecco, adesso forse sì, ok. Ok, allora, no, sul saturimetro dicevo che è uno strumentino che può essere molto utile. Per esempio, supponiamo che una persona ha avuto la febbre alta, va in pronto soccorso, alla fine in pronto soccorso si trova che non ha polmonite, quindi può essere a casa, però la polmonite potrebbe svilupparsi nei giorni successivi. Il saturimetro è quello che dà quel tipo di informazione. Saturazione del 92, 91, 90, sicuramente c'è qualcosa di polmonare. E quindi anche se la persona si sente abbastanza bene, è bene che torni in ospedale. Ok, adesso si è sentito. Okay. Allora c'è una domanda, però c'è una domanda tagliata di Davide Del Prete, chiedo eventualmente se la può formulare del tutto. Poi c'è un'altra domanda che dice: quali sono le conseguenze a lungo termine, se ci sono, di chi si è ammalato di Covid, soprattutto nei soggetti che sono stati in terapia intensiva?
Ma allora, le conseguenze non lo sappiamo ancora bene. C'è stato un momento di grandissimo allarme. Qualcuno ha parlato di trasformazioni polmonari irreversibili, paventato che tra un po' di anni ci sarà una necessità di un numero enorme di trapianti di polmone, così. Io sono molto ottimista da questo punto di vista, cioè la polmonite da Covid può dare dei danni molto, molto importanti, polmonari, nella maggior parte dei casi recuperano. Magari con un po' di cicatrici polmonari, non potrebbe anche non essere perfette, ma queste nei casi più gravi. Però rivedendo gli ammalati, che ammalati molto gravi, che un mese e mezzo prima erano in ECMO, arrivano con le loro gambe, sono in grado anche di fare le scale. Quindi io direi sono abbastanza ottimista. Grazie, meno male. Allora, ecco, è arrivata la domanda che era rimasta tagliata. Ritrovandosi di fronte a un paziente con classici sintomi di influenza stagionale, compresa una rinite, lei sarebbe tranquillo, comunque si dovrebbero prendere sempre tutte le precauzioni perché c'è il rischio che le due patologie si sovrappongano? Carissima, qualcosa di più, nel senso che non solo si sovrappongono, è molto probabile oggi che quello che si presenta come un raffreddore sia il coronavirus, SARS-CoV-2, perché il coronavirus è un virus del raffreddore. Quindi gli altri coronavirus danno raffreddore e nella maggior parte dei casi lievi, il coronavirus dà mal di gola, raffreddore, un po' di tosse, la febbre, i dolori muscolari, ma magari non tutto questo insieme. E quindi è molto poco distinguibile da un'altra patologia virale, da virus respiratorio, per niente distinguibile. E quindi solo il tampone può consentire di fare, e quindi bisogna prendere tutte le precauzioni. Diagnostica, se possibile, se si riesce, e comunque l'isolamento. Ok, la ringraziano. Un'altra domanda. Cioè, capisco che è una risposta dal punto di vista sociale pesantissima questa che sto dando. Però veramente la probabilità che sia il coronavirus è molto elevata. Passiamo a un'altra domanda. Mayra Paolillo dice: qual è il ruolo dell'azitromicina nella polmonite da Covid? Può influenzare il decorso clinico? Ma l'azitromicina ha fatto parte dei pacchetti sperimentali che sono stati usati inizialmente. In particolare è stata usata insieme all'idrossiclorochina, cioè un antimalarico. Dopodiché sono state abbandonate. La combinazione è stata abbandonata perché considerata pericolosa per aritmie, possibile anche morte cardiaca. La zitromicina da sola in sé sul coronavirus non fa assolutamente niente, secondo me, anche perché è un antibiotico, non è un antivirale. Potrebbe essere utile in soggetti particolari, per esempio il bronchitico cronico su quale si aggiunge il coronavirus. Allora è già un paziente su quale l'avremmo fatta la azitromicina. Quindi lì sì, se no su un altro soggetto non farei. Ok, dunque un'altra domanda. Riccardo Traversi.
La terapia steroidea, già nella fase iniziale della malattia, è una strategia che può essere davvero impiegata in modo estensivo in luce dell'effetto immunosoppressivo in una malattia infettiva? Allora, il corticosteroide è tuttora in discussione. Allora, per quanto riguarda i casi di media gravità, sarebbe attualmente raccomandata sotto coedesametasone 6 mg al giorno in un adulto. Che è già una discreta dose per una decina di giorni. In realtà i lavori che la sostengono non sono solidissimi, quindi sono ancora soggetti a critica, però è un po' una delle poche informazioni possibilità veramente positiva, per cui penso che nel mondo la maggior parte lo stia usando. Gli effetti collaterali però non sono indifferenti, per cui non lo raccomando su chi non ha la polmonite, cioè deve esserci la polmonite, non consente di prevenire la polmonite che si dovrebbe sviluppare. E poi il corticosteroide nella patologia virale è sempre un'arma a doppio taglio, no? Perché da una parte immunosopprime e quindi lascia strada libera al virus, e questo sarebbe quello che non vogliamo, dall'altra parte blocca le reazioni infiammatorie esagerate, che sono proprio la caratteristica del Covid quando incomincia a non andare bene. E quindi è lì l'utilità. Quindi non va bene per tutti la terapia corticosteroidea, e per i più a un certo livello di gravità. Quindi polmonite, ospedalizzato, sotto controllo. Professore, c'è una manifestazione d'affetto in Da diretta parte di chi? dalla RL. Ci manca tantissimo quando ritorna. Grazie. Anche Poi, a me manca. Lorenzo Caffi chiede: vorrei chiedere se nel seguire il post di questo grande numero di pazienti ricoverati avete notato una particolare prevalenza di esiti di disagio psicologico di interesse clinico. Sì, allora, diciamo che il problema del disagio psicologico non è limitato al Covid, ma è piuttosto un esito comune di chi è passato in rianimazione in una situazione molto grave. Quindi è proprio un'entità, direi un'entità nosologica, che merita tutto rispetto. Nel Covid è possibile che ci sia qualcosa di più, perché nelle forme gravi si può aggiungere anche un aspetto encefalitico, cioè non per niente uno dei sintomi frequenti è l'anosmia. Proprio a Pavia abbiamo dimostrato, cioè sono stati visti al microscopio elettronico i virus nel bulbo olfattivo. Bulbo olfattivo è cervello, quindi il virus è in grado di entrare nel cervello e non sempre si ferma al bulbo olfattivo. Cioè, gli encefaliti gravi non sono per niente, sono state rarissime, però ammalati con delle turbe, cioè con problemi psichici durante la fase acuta, ne abbiamo visti tanti, ecco, che richiedevano una sedazione particolarmente pesante, per cui questo può avere anche un
piccolo strascico in più rispetto alle altre forme da animazione, ma probabilmente non così tanto. Ecco, direi che più che altro il problema è essere passati e sopravvissuti. È uno dei prezzi che si pagano per la sopravvivenza. Ecco, una domanda di... Però poi pian pianino se ne va, anche quello. Una domanda di Federico Fokker che voleva sapere se rispetto a marzo oggi l'età dei ricoverati in terapia intensiva è variata e se sì, come si spiega? Ma io, Federico, ti dico quello che leggo, che leggiamo, cioè l'età si è abbassata, l'età si è un po' abbassata. Probabilmente è un fatto, cioè il virus è lo stesso, ecco, sicuramente è lo stesso, è una questione di quello che sta facendo la società dell'età. Attenzione che c'è qualcuno col microfono acceso che certo. È anche con la videocamera accesa, lo dico perché stiamo videoregistrando. Però comunque, Federico, ecco, i giovani, cioè ci sono sempre stati. Devo dire che la faccenda che nella prima ondata i Covid, e specialmente quelli più gravi, erano tutti anzianissimi, è una bufala giornalistica, non è mica vero. Cioè, ma basta dire, il paziente 1, un trentenne. Il letto accanto avevamo una 32enne, abbiamo avuto un ragazzo di 16 anni, abbiamo avuto un altro di 15 anni, quindi non so se è diversissimo. Diciamo che in un certo momento andava di moda, è andato di moda a far girare la notizia tranquillizzante solo per una parte della popolazione, che andassero male solo i vecchietti. Ecco, un'altra domanda da un altro alunno, che è Corrado Del Bo, che dice: mi rendo conto che è una domanda più bioetica che clinica, ma il noto documento sia Arti di inizio marzo, come lo hai giudicato all'epoca e come lo giudichi ora? Bella domanda. Ma in fondo, cioè quello che io già allora ho risposto è che il documento di Siarte non diceva nulla di nuovo, nel senso che le risorse, sempre le risorse limitate, sempre è giusto distribuirle in base anche alla probabilità di successo, per cui se specialmente molto sta sul quanto è limitato. Chiaro che quest'estate, quando a Pavia è rimasto aperta la rianimazione Covid, che poi questa RIA RL che mi ha mandato i saluti poco fa, RL sta per Regione Lombardia. In quel momento avevamo tante risorse, dall'estate 2-3 ammalati, in settembre 4-5 ammalati, quindi abbiamo potuto seguirli con un'attenzione veramente altissima. Cosa che normalmente non è possibile fare, ma neanche per le altre patologie. In questo modo è possibile che abbiamo avuto qualche successo in più, è molto probabile che abbiamo avuto qualche successo in più. Questo è un altro motivo per le indicazioni che io ho dato. Contagio
dobbiamo cercare di contenerlo proprio per mantenere un buon bilancio tra richiesta di sanità e la possibilità di rispondere. Questo è il discorso in generale che vale sempre. Poi sicuramente ci sono stati dei giorni in cui abbiamo dovuto fare delle scelte molto pesanti per noi stessi, che abbiamo fatto la scelta. Però ecco, devo dire che a malati in cui non si è spinto col massimo delle forze, sono veramente quelli in cui non uno da solo, ma più medici insieme hanno concluso che non ci sarebbero state possibilità. Ecco, fortunatamente, almeno a Pavia, non si è verificato di dover lasciare qualcuno fuori dalla porta. E dobbiamo fare assolutamente in modo che questo non si verifichi mai. Paolo Dionigi, come interpreta il basso numero di morti in rapporto al numero di infetti? Solo un effetto del numero di tamponi o è diventato meno letale il virus? Grazie Paolo, ciao. Secondo me è solo una differenza tra il rapporto sui diagnosticati, cioè oggi si fa molta più diagnosi, quindi abbiamo delle percentuali più realistiche rispetto al contagio totale. Poi effettivamente alcune cose le abbiamo imparate, per esempio l'uso degli anticoagulanti. Non dimentichiamoci che l'Italia è partita con alle spalle l'unica esperienza, quella dei cinesi. E i cinesi a febbraio non avevano segnalato niente di tutto quello. Embolie, trombosi, trombosi polmonari, trombosi del piccolo circolo. Quindi questo si è imparato in Europa e ha avuto un prezzo di questo. Già di per sé consente una riduzione della mortalità. Migliore selezione di farmaci, il cortisone, effettivamente si riesce oggi a trattarli un po' meglio. Quindi la percentuale, la riduzione è un effetto combinato, però il grosso, il virus è sempre lo stesso, un po' li curiamo un po' meglio e soprattutto misuriamo meglio il numero dei contagiati e dei contagiati veri. Riccardo Paiano, vorrei chiedere se esistono delle evidenze di correlazione tra Covid-19 e complicazioni cardiovascolari importanti quali eventi trombotici. Assolutamente sì, come ho appena accennato, anche se non in tutti i soggetti. Che su paziente grave, ecco, su paziente in terapia intensiva, attualmente si fa un trattamento anticoagulante che non è il classico trattamento profilattico da terapia intensiva con l'enoxaparina, ma si usano già delle dosi veramente anticoagulanti. Ciò nonostante ci sono comunque dei fenomeni trombosi, embolie polmonari e anche trombosi in situ del piccolo circolo. Che l'infiammazione molto forte della polmonite da Covid non si blocca in tutti i soggetti a livello alveolare, ma passa a livello dell'endotelio
e quindi dei capillari polmonari, ed è tale da generare anche delle trombosi. Questo è stato visto, quindi degli infarti, praticamente degli infarti polmonari. E questa è una caratteristica molto, molto particolare. Non è comune dell'ARDS, che qualcuno ne dica, e non fa parte delle manifestazioni delle altre polmoniti. Allora, Andrea Merlo, professore, cosa ne pensa dei vaccini degli anticorpi monoclonali specifici in fase di studio e sperimentazione? Speriamo che arrivino presto. Innanzitutto non è il mio lavoro, no? Come vi ho detto, i rianimatori sono quelli, insomma, l'ultima spiaggia per tamponare le falle, ma non è che poi risolviamo il problema della pandemia del Covid. Trattiamo quelli che stanno più male e stanno peggio e cerchiamo di salvarli. Quelli saranno trattamenti veramente risolutori. È chiaro che la strada per bloccare e per tornare a una vita normale è il vaccino. Gli anticorpi monoclonali può darsi. Elisa Castagna premette, dice, forse è una domanda stupida, ma no. Dice, visto che alcuni pazienti sono stati curati con qui è uno scioglilingua, idrossiclorochina, chi già la prende per l'artrite reumatoide può essere, virgolette, quasi immune? Ma alla fine purtroppo l'interesse per l'idrossiclorochina, cioè, è caduto, ci ha dato tante speranze, poi è caduto, poi c'è stato un ritorno, oggi non si sa, quindi non fa più parte del pacchetto base anti-Covid. Forse può darsi, ecco, che chi comunque già la deve fare per un altro motivo, può darsi che un aiutino lo dia. Però statisticamente il fatto di somministrarlo estensivamente non ha dato certezza di vantaggio e anche qualche rischio, ma specialmente in combinazione con la azitromicina. Allora, Francesca, che ruolo hanno gli anticorpi specifici dei pazienti guariti? Si può parlare di immunità a lungo termine? Non c'è ancora il tempo sufficiente per sapere lungo termine quanto. Anche su questo non è il mio lavoro, quindi non mi posso sbilanciare più di tanto, però ricordiamoci che è un virus del raffreddore. Quindi, cioè, non è il tipo di virus per cui il nostro organismo è strutturato per delle immunità permanenti. Quindi anche il vaccino dovrà essere ripetuto, ma questo come per l'influenza, non è poi un grandissimo problema. Ecco, certo, sarebbe bello, forse come la febbre gialla, lo faccio una volta e poi 30 anni mantengo l'immunità. Ecco, sicuramente non è così. Chi ha fatto il Covid nella prima ondata ha sicuramente una certa immunità, mi sembra di aver capito che è individuale, sono stati fatti dei dosaggi, ecco, sul titolo anticorpale, c'è chi lo mantiene molto alto, ci sono altri soggetti in cui scende. Che io sappia, fino ad ora una recidiva, una seconda malattia, non,
non è stata vista per, su questo arco di tempo inferiore all'anno. Anche i cinesi dicevano che non avevano viste. Allora, c'è una domanda talmente tecnica per me che non sono specialista per niente. Ho delle difficoltà di lettura. Da Paolo Candelaresi, se è giusto la pronuncia del cognome, tra l'altro. Nella vostra esperienza... Allora, no, professore, cosa ne pensa del tocilizumab? Tocilizumab. Ecco. Nella vostra esperienza l'avete somministrato sulla base del dosaggio di IL-6 o senza il dosaggio di IL-6? I trial pubblicati in questi giorni non riportano il dosaggio di IL-6. Metodologicamente sembra un controsenso. Qual è stata la vostra esperienza? Mentre per il plasma iperimmune? Allora, per quanto riguarda il tocilizumab, diciamo che è stato usato nella prima fase, c'erano dei presupposti interessanti, i primi risultati comunque di trial sono stati negativi, per cui è stato interrotta l'esperienza con il tocilizumab. Per quanto riguarda il plasma iperimmune, c'è qualche evidenza, non fortissima, ma come vi ho detto, non c'è neanche per il cortisone, che praticamente fa parte del pacchetto base, ecco, del paziente con il Covid di una certa gravità. Diciamo che noi a Pavia, specialmente dopo lo studio americano pubblicato in agosto, fine agosto, che è uno studio molto grosso, sono 35.000 casi, che dà un segnale di interesse, quindi di riduzione della mortalità, lo stiamo usando molto, anche perché l'unico altro farmaco, cioè il farmaco specifico, che è Remdesivir, che molto specifico non è, perché è un farmaco che era stato prodotto per l'Ebola, non è stato usato per l'Ebola perché ora che è venuto disponibile l'epidemia di Ebola si era spenta. E il Remdesivir ha dato dei segni positivi, almeno a livello biologico, no? Vedere una curva di una riduzione del virus e della carica virale a discesa più rapida nei pazienti in cui avevamo somministrato il Remdesivir. Il Remdesivir praticamente non è disponibile per i pazienti di una certa gravità. L'AIFA ha deciso che può essere somministrato solo ai pazienti che hanno bisogno di un po' di ossigeno, ma niente di più. Quindi già una CPAP, per non dire un'intubazione, una ventilazione, così l'AIFA ne esclude l'utilizzo. Quindi giusto o sbagliata che sia questa scelta, non c'è scelta. Quindi senza Remdesivir, per il paziente di una certa gravità, praticamente oltre al cortisone non rimane che plasma iperimmune. Sperando che funzioni. Certamente non bisogna dare credito a cose che a dichiarazione che abbiamo visto in rete, così, di chi afferma che fatta una dose di plasma iperimmune la situazione è cambiata da così a così, Lazzaro si è alzato e ha camminato. Ecco, questo non l'abbiamo mai visto, però lo facciamo. Clotilde le chiede,
quanta importanza abbia il livello del sistema immunitario di ognuno per preservare l'organismo da queste reazioni che evidentemente non colpiscono tutti con la stessa intensità o addirittura non colpiscono alcuni. Cara Clotilde, anche questo non è il mio lavoro, quindi posso dare solo delle risposte a buon senso. È chiaro che lo sviluppo di un Covid grave è una questione di interazione tra il virus e il soggetto, quindi il tipo di risposta immunitaria del soggetto. Paradossalmente sembra che la cosa Professore, non la stiamo più sentendo. Anch'io vedo connessioniste. Posso ripetere? Ecco, quindi sicuramente una grande importanza dell'interazione, però oggi non ci sono, credo, elementi per dire sì, c'è il discorso del gruppo sanguigno, forse lo zero è più preservato, è più protetto, però non è che uno zero, tutti gli zero non si ammalano. Altre domande? Mi sentite? Ancora una domanda? Sì. Professore, in questo periodo stanno circolando moltissimi articoli riguardo alla possibile utilità della lattoferrina. Che cosa ne pensa? Non ne so niente. Ho letto qualcosa, ma non ne so niente. Le vorrei fare una domanda io, molto meno tecnica di tutte le altre finora fatte, cioè che riguarda proprio il suo lavoro, cioè la gestione della pressione, dello stress, di trovarsi a fare quello che fa. Beh, è stato sicuramente molto, molto pesante, quindi lo è. Ancora lo sarà nelle prossime settimane, perché è chiaro, deve essere chiaro a tutti che l'epidemia è in crescita in questo momento, quindi ci si prepara di nuovo a delle sfide importanti. Ecco. Stress notevole a tutti i livelli professionali, sia per chi tratta direttamente l'ammalato, per chi ha più delle responsabilità organizzative, per chi ha solo delle responsabilità organizzative, per non dire la regione, i politici, cioè sicuramente è qualcosa che non era mai successo ed è il più grosso problema sanitario che il mondo si trova ad affrontare da che abbiamo tracce chiare. Su questo diciamo che ci si aiuta molto come gruppo. La famiglia aiuta chi è sul campo, sicuramente capisce e aiuta chi è sul campo. La popolazione ha aiutato tantissimo i sanitari, li ha sostenuti tantissimo, si è fatta sentire estremamente vicina nella prima ondata. Attualmente siamo in una situazione un po' diversa, una situazione un po' ibrida in cui probabilmente ci sono molti che non hanno capito che stiamo andando verso una fase di grandissimo impegno e quindi
insomma, chiudono gli occhi. Però sono certo che nel momento in cui la crisi esplodesse veramente di nuovo, il sostegno per chi è sul campo non mancherà ed è fondamentale. Grazie. C'è ancora qualcosina, forse una domanda, forse perché l'avevo saltata. Marcello, che è uno specializzando MEU a Parma, ex studente di Pavia, ti chiede dell'esperienza con NIV a Pavia e con quali pressioni? Beh, allora, sì, l'esperienza non invasiva è stata praticamente esclusivamente come CPAP, quindi pressione positiva senza ventilazione, sia per la semplicità della tecnica e quindi la possibilità di diffonderla ampiamente, sia perché è più sicura, nel senso che la NIV può funzionare, funziona come un amplificatore della forza del paziente, un amplificatore del volume del corrente e quindi potrebbe amplificare il danno polmonare. Una pura CPAP è più improbabile. Diciamo che le pressioni ragionevoli sono state tra 10 e 15 centimetri d'acqua, oltre a 15 diventa una cosa un po' disperata, che quasi sicuramente porterà comunque all'intubazione, quindi se c'è la possibilità conviene procedere direttamente. Allora, qui c'è un messaggio lungo e complesso di Andrea Ragazzoni, che ha vissuto evidentemente il... Ho visto un pezzo di messaggio, ma non sono riuscito a leggerlo tutto. Che cosa mi dice? Allora, vediamo se lo devo leggere tutto. Vabbè, bello, perché appunto, nel senso che lui dice... Sì. Come? Vai. No, dicevo che si sta verificando proprio quello che speravo, no? Che queste fossero riflessioni con un rianimatore, quindi non fossero solo un mio monologo. Certo, ma poi infatti vedo, allora, molti sicuramente delle persone che hanno posto domande, in base al taglio della domanda direi che sono persone comunque competenti in materia. In questo caso abbiamo una persona invece che ha vissuto l'esperienza. Dice, ho vissuto il pianeta Covid dal 20 febbraio al 30 di aprile, giorno in cui sono tornato a rinascere, grazie a due dottoresse eccezionali, Tela Nibel e Elena Masserini. Ho attraversato un viaggio al pronto soccorso, alla pneumologia, poi in intensiva fino a rianimazione, sono stato intubato, poi trachetomia, dialisi, cateteri vari con il ritorno del viaggio, insomma tutte le sue vicende. Scusi, perché non mi sta scorrendo bene. Quindi è stato uno dei primissimi. Evidentemente sì. Scusi, per qui lo scorrimento no. Del messaggio. Allora, pongo due domande. Quando ero in coma per diverse settimane i miei sensi funzionavano. Sì. Ok, mi spiego. Posso chiedere a questa persona se può riformulare un attimino questa parte? No, ma lo spiego io, poi se tu me lo vai avanti. E dico, pur non comunicando, o aprendo gli occhi, il mio cervello percepiva la voce, le carezze, gli incitamenti delle rianimatrici. Seconda domanda, che strascichi lascia a livello neurologico e fisico? Qualche lieve danno io l'ho avuto, se riesci a rispondermi ne sarei grato. Allora, per quanto riguarda le tue sensazioni durante la fase acuta, quello che hai sentito, hanno delle spiegazioni, nel senso che da un certo punto di vista
sarebbe bello se nel momento in cui si intuba un paziente o comunque si ammette un paziente grave, noi fossimo in grado di farlo addormentare e semplicemente farlo svegliare quando è guarito. Questo non è tecnicamente possibile e non è assolutamente opportuno, perché la sedazione profonda comporta rischi, danni, quindi non è la strada. Sarebbe fantascienza. Quindi la strada è quella di mantenere anche un certo livello di coscienza. Non sempre riusciamo a renderci conto, ecco, di quanto il paziente veramente realizzi. Anche lui, probabilmente nella ricostruzione successiva, potrebbe avere delle forti distorsioni temporali. Per esempio, frequentemente ciò che ricorda è riferito solo agli ultimi giorni in cui è stata effettivamente alleggerita la sedazione. Quindi subentra uno stato, un'oscillazione tra uno stato onirico e fasi in cui si è veramente più presente. Direi che questo ci dice soltanto o anche, ecco, l'importanza di mantenere un contatto umano e anche di provare a comunicare con il soggetto apparentemente addormentato, perché alcune cose le percepirà e possono essere importanti anche quello per aiutare. Per quanto riguarda le conseguenze a lungo termine, come ho detto prima, io sono estremamente, estremamente fiducioso. Cioè, anche polmoniti gravi da influenza H1N1 con dei danni pesantissimi, a distanza di un anno li ho rivisti, ho rivisto i pazienti in condizioni perfette, praticamente, così come pazienti insomma usciti da altre storie di rianimazione estremamente, estremamente complesse. Poi c'è un periodo riabilitativo, ma nel senso più lato, estremamente lungo, ma che va bene, sarà così. Marta, okay. C'è qualcos'altro? Se qualcuno ha ancora domande? Altrimenti possiamo ringraziare intanto il professor Iotti, veramente grazie mille, è stata un'ora veramente interessante. Allora, io ringrazio veramente tutta la comunità ghisleriana per questo invito, per questa opportunità, possibilità di scambiarci idee, impressioni, sensazioni, non solo informazioni vere e proprie. E poi ringrazio ancora il collegio per la generosità, ecco, dimostrata a nostro sostegno. Grazie a te di tutto, di quello che hai fatto e che stai facendo e che probabilmente farai, e grazie anche per questa serata che è stata estremamente interessante, direi preziosa. Saluti a tutti. Grazie Marta per la perfetta moderazione, trasmissione delle domande in chat, sei stata bravissima. Sono state tantissime domande, tutti molto, certo. Anzi, fermiamo la videoregistrazione. D'accordo. Ecco,